L'Hermitage dedica un'antologica ad uno dei più importanti artisti informali italiani del Novecento, Afro Basaldelli. La mostra, con circa 50 opere, ha avuto la collaborazione dell'archivio Afro e rimane aperta fino al 20 settembre. L'autore di uno dei tre fratelli Basaldella, quello che si è dedicato alla pittura, e già negli anni 30 faceva parte dei gruppi di avanguardia friulana, aggregandosi poi al gruppo dei valori plastici. Frequentando la seconda scuola romana di Scipione Maffei e Cagli e quella milanese di Martini e Birolli, la sua pittura divenne di stile espressionista e post-cubista. Tornato a Roma nel 1945, aveva aderito al Fronte Nuovo delle Arti e in seguito aderì al gruppo Forma, divenendo nel 1952 un astratto concreto con esperienze che univano astrattismo e post-cubismo. Negli anni 50, dopo il suo primo soggiorno americano, seguì la lezione di Gorky e la sua pittura, prendendo spunto dall'action painting, univa tonalità vente alla grande ricerca di Zelfs. Nel suo periodo americano, dove divenne sempre più informale, insegnò in California e espose in tutti gli States.